Ciao, benvenuto caro amico Bilancia, benvenuto qui con Penelope e le sue carte. Andiamo a vedere anche per te l'oroscopo settimanale che faremo grazie alla cartomanzia e all'astrologia. Andiamo a vedere le previsioni per la settimana dal 15 al 21 giugno 2020. Per il tuo segno zodiacale, quello della bilancia, appunto. Ti ricordo naturalmente, ti invito a guardarti questo video naturalmente, ma anche, mi raccomando, quello per il tuo segno ascendente e quello in cui hai la luna, e poi metti un pochino tutto insieme. La bilancia ovviamente è ancora sotto lo schiaffo di Giove, di Plutone, di Saturno, dal Capricorno che continuano a legnare. Ma siamo agli sgoccioli, eh? Siamo alla fine, cara bilancia. Vedrai che presto ne esci fuori. Anche perché effettivamente, almeno per quanto riguarda il cuore e l'amore, qui si comincia a reagire. La Venere in Gemelli ti aiuta assai, eh? Se ti interessa, ho fatto un video giù sotto nella descrizione di questo video. Alla voce c'è oroscopo mensile, tarocchi interattivi, insomma, cerca sul canale, c'è il video dal titolo Venere in Gemelli, l'amore da aprile all'8 agosto 2020. Infatti, fino all'8 agosto Venere camminerà nel segno a te, amico dei Gemelli, quindi questo ti aiuterà molto, va bene? Sicuramente quantomeno a tenere botta questi transiti, comunque finiranno, tranquilla. Andiamo a vedere comunque questa settimana dal 15 al 21 giugno 2020, segno zodiacale bilancia, cosa accadrà, come sarà la settimana per la bilancia dal 15 al 21 giugno 2020, bilancia. Ok, prima c'è questo e poi c'è. Ah, beh, ma guarda, qui io ci vedo innanzitutto la prima cosa che mi salta agli occhi di queste carte, poi andiamo naturalmente ad ampliare. Allora, qui la prima cosa che fanno vedere, qui è come se foste in delle trattative per qualcosa, con qualcosa. Per qualcosa o con qualcuno, va bene? Trattative di ogni tipo. Può essere del denaro che state aspettando, può essere un pagamento che sta tardando ad arrivare, perché vi vedo in attesa di qualcosa. Qui siamo in attesa di qualcosa, dello sblocco di qualcosa, quantomeno. Qui abbiamo seminato qualcosa e stiamo aspettando di vedere i frutti, di poter raccogliere. Io la raccolta la vedo, ragazze e ragazzi. C'è da aspettare un pochino di più, quindi tutto ciò che andremo a vedere, quello che vi andrò a prevedere per questa settimana, ci sta benissimo che slitti un pochino, eh? Che slitti alla settimana dopo. Quindi già qui le carte mettono le mani avanti, ok? Senti là come parlo, le carte mettono le mani avanti. Comunque, voi mi capite, voi che seguite Penelope, lo sapete cosa intendo dire. Comunque, qui ci sono anche dei denari che sicuramente arrivano, denari che potrebbero arrivare da un aiuto, potrebbero arrivare da un lavoro, insomma, va bene? Oltre a questo, qui vi vedo belle, vi vedo indipendenti, vi vedo fare, qui fate, 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 vi gestite, vi prendete più cura di voi, quindi vi vedo più belle anche, eh? Qui vi vedo anche più belle, anche se in cuor vostro qui c'è tanto patire, qui vi vedo un po' come, è come se vi sentiste, se aveste fatto la guerra del 15-18, cioè qui si esce da un periodo, perché ne esci bilancia, stai tranquilla, si esce da un periodo abbastanza tosto, comunque ti vedo uscirne, qui la forza c'è, la forza di reagire c'è sicuramente. Guarda, oltre a questo io ti posso anche vedere studiare qualcosa, tipo le lingue, ti posso vedere fare qualcosa con delle persone straniere o comunque persone che non vivono vicino a te, bla bla bla, ok? Qui ci vedo anche un movimento, un viaggetto che potresti fare, eh? Magari ti sposti, vai da qualche parte, forse proprio al mare. Qui c'è un viaggio, uno spostamento verso una certa località. Va bene? Andiamo a vedere. Quindi qui ti potresti spostare verso un luogo per rimanerci un po' di tempo. Ti ci vedo proprio soggiornare in questo posto. Boh, chissà dove vai. Vediamo.
Allora, qui, guarda, qui ci sono tante, adesso poi andiamo a chiedere anche agli oracoli. Allora, qui ci vedo anche intrattenere delle comunicazioni, delle conversazioni, magari proprio degli incontri, dipenderà naturalmente dalla tua situazione personale, cara Bilancia, qui siamo in decine di migliaia. Ok, però magari complice proprio sta Venere in Gemelli, io qui ci vedo comunicazioni nascoste con qualcuno, magari proprio con questo giovanotto qui. Qui ho una regina di denari con il bagatto. Oltre a questo, però, oltre a questa simpatia che potresti avere, qui ci potrebbe essere anche una nuova conoscenza, visto le carte che vedo, una nuova conoscenza, ma anche una vecchia, voglio dire, non cambia nulla. Conoscenza. O, dicevo, intrattenere, ma qui ci può essere anche una situazione che si potrebbe venire a creare di scompenso, come se questa persona ti dovesse scombussolare un pochino tutta dentro. E non credo assolutamente in positivo, eh. Qui non voglio dire che ti faccia paura, però ti potrebbe creare proprio, fammi sapere nei commenti. Se già stai vivendo una situazione, un rapporto di questo tipo con qualcuno e che cosa provi, cosa senti. Perché qui, insomma, queste sono carte molto molto forti emotivamente parlando, capito? Di confusione, di paura, di timore, di dipendenza emotiva proprio da qualcuno, capito? Ci potrebbe anche essere un figlio qui un pochino in difficoltà, un pochino in difficoltà, nel senso ci fa un po' girare le palle, state tranquille, cioè magari lo vediamo cupo, lo vediamo un po' per conto suo, ci dà delle preoccupazioni, non lo riusciamo a capire, potremmo avere degli scontri, potrebbe ferirci o noi potremmo ferire lui a nostra volta perché non ci capiamo, non c'è chiarezza, ok? Con un figlio o comunque sia con una persona di sesso maschile. Andiamo a vedere comunque l'oracolo che cosa aggiunge per la bilancia. Per questa settimana il successo, quindi qui ce la farai e un po' mi conferma, diciamo così, questa carta di trionfo del carro, ok? Quindi qui potreste avere il successo su qualcosa o su qualcuno. Io sono dell'opinione ancora, ve lo ribadisco, che tutto ciò che vi sto dicendo potrebbe slittare anche un pochino dopo, un po' dopo della settimana che stiamo guardando, capito? Potrebbe, dico, potrebbe. Andiamo a vedere. Uori, guarda, cosa ho finito di dire? La preoccupazione per questo figlio, comunque per questa persona, ok? Quindi qui c'è la preoccupazione. Io le arte, guarda, va bene. Io parlo e loro mi tirano le parole che ho appena detto, comunque meravigliose. Quindi qui c'è la preoccupazione che potrebbe anche venire superata, come dire, la cosa si risolverà per col successo accanto a questa preoccupazione, va bene? La potremmo superare. Fatto sta che qui la preoccupazione, worry, c'è sicuramente. Potrebbe essere per un figlio, Vedete, per questo figlio che tiene in braccio questa mamma, ma anche, come dicevo, semplicemente per una persona di nostro interesse. La pazienza mi conferma questo 9 di bastoni, quindi qui ci vuole pazienza, insomma, qui c'è veramente preoccupazione per quanto riguarda, come dicevo, un figlio o comunque una persona a noi cara. Abbiamo visto lo spostamento, abbiamo visto del denaro arrivare, qui ci sono dei soldi che arrivano, lo spostamento, il lavoro, ok, vi vedo lavorare, vi vedo lavorare. Diamo un pochino a vedere e vi vedo intrattenere rapporti con qualcuno lontano, quindi delle comunicazioni anche per lavoro, magari con degli stranieri, semplicemente un corso di lingue che potreste fare o semplicemente ancora parlare, come vi dicevo, la comunicazione con una persona lontana chilometricamente da noi, non è detto sia straniero o in un altro paese, ok? Andiamo a vedere ancora. Bilancia. Alchimia. Cosa abbiamo detto?
Quindi qui c'è una persona, come dicevo prima, che vi fa sangue, che vi piace così tanto che vi manda in manicomio, che vi scuote proprio nelle viscere, tanto da far paura. Ok? Quindi qui ci potrebbe essere pure quello, le carte lo confermano. Ma anche il successo, mi confermano il successo su qualcosa. Scrigno del tesoro, un guadagno inaspettato fa entrare un flusso di nuova abbondanza. No, cosa vi ho appena detto del denaro che entra? Qui ci sono anche dei soldini che arrivano per te, va bene, cara bilancia? Quindi qui le carte fanno a confermarsi, a darmi confermi a vicenda. Sogna in grande, quindi qui sicuramente risolvi tante cose, eh? Qui c'è un qualcosa a cui tieni che potresti risolvere. Ora ti invito a dirmi nei commenti se ti ci ritrovi, che situazione stai vivendo, ma anche ad andarti ad ascoltare naturalmente l'oroscopo per il tuo ascendente e per la tua luna. Va bene? Se questo video ti è piaciuto, lasciami un mi piace perché aiuti il canale, ma cosa te lo dico a fare? E io ti aspetto naturalmente sempre qui. Alla prossima. Ciao, a presto.